Ciao, ciao, mitici, mitiche, mitichi, 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 mitichi. Allora, ragazzi, incominciamo Horizon Forbidden West 2, Horizon 2, con molta calma, molto relax e molto, molto sacrificio perché le macchine sono veramente terribili. Incominciamo questa mega live di Twitch, come al solito, con il filmato iniziale che vi faccio. Il riepilogo di Horizon Zero Dawn con la grandissima e mitica Aloy, e subito dopo andiamo avanti col gioco. Io tolgo la mia faccia perché voglio farvi vedere il gioco fichissimo, al massimo dopo magari la mettiamo un po'. Allora, partiamo col filmato. Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava. Com'è nato il nostro mondo? I predecessori morirono 1000 anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei, ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido. Accudito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto della sua nascita. Lei è un clone di Elizabeth Sobek, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. Opera di Ade, un'IA malevola, resa senziente da un segnale misterioso, di origine sconosciuta. E con un mio piccolo aiuto, lei ha prevalso nella battaglia finale a Meridiana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà a distruzione e opportunità. Eccoci, amici miei e amiche mie. Ok, allora, facciamo un po' il punto croce. Punto croce, bellissimo. Facciamo un po' il punto dove siamo. Sono talmente rapidi i caricamenti, raga, che. Allora, ieri c'erano delle macchine qui belle grosse che ho voluto evitare, sinceramente. Possiamo anche evitarle, non dobbiamo per forza ammazzarle tutte. Magari 4 rametti li prendo, eh. Ok. Ok, andiamo. A livello. Se proprio c'è qualche cura la prendo perché non si sa mai. Oh, che cazzo sta Puoi fatto usare qua? delle munizioni all'acido. Oh. Adesso voglio vederti. Ora devi morire. Un
Io voglio la coda di quello lì. Oh, stronzo, dov'è proprio per rompere la minchia? Levati di mezzo! Ah, hai visto? Cosa sgruscio qua? Ora devi morire! Non mi restano munizioni! Ah, non è da finito 20! Ho andato in mille pezzi! Ma chi era il tipo che c'era qui? Oh! La vita. Aiuta la mia amica. Aspetta, rallenta e spiega. Io e Littei andavamo a sud con le scorte da Morsalato. Siamo stati attaccati. L'ho lasciata indietro per cercare aiuto al bosco e mi sono imbattuto in un'altra macchina. Grazie ai 10 mi hai aiutato. La tua amica è ancora lì, con le macchine? È quello che cerco di spiegarti. Farò il possibile per salvarla. Intanto va a chiamare rinforzi. Subito. Sono in debito. Ok. Ah, è la tua. Che password? Bocco. Sei tu, tua mail. Ma non dirlo. Scrivilo per cortesia. Ok. Tu tu ru ru. Oh, qui vibra tutto. Aspetta. Qua c'è un pezzo, mi sa, eh? No, ancora. E poi questo dovrebbe... Le posso usare per riempire la sacca? Allora, quelle che macchine sono? Ah, cele morso. Ok, carica qui. L'altra tenacte è più avanti lungo la strada. Allora, i falò, ragazzi, sono tantissimi. È una figata assurda. E senza tenact. Allora, arrivo subito, raga. Qui che cos'è? Esamina. La Tenacta ha portato con sé delle scorte dopo l'attacco. Poi le ha perse mentre tentava di sfuggire alle macchine. Forse mi condurranno da lei.
Ok. Oh my God, che cos'è quello? Oh, il moratuano. No, posso andare lì adesso? Neanche visto. Capiamo. Capiamo. Wow, scappiamo, 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 amici. Scappiamo di brutto. Dibruttiamoci. Ma quante cazzo di macchine ci sono? Non è che mi sta seguendo, eh? Vabbè, un'anatra ci sta. Ah, un'oca, oca, un'occhietta, un'oca. Grandi fauci. Ah sì, questo spara in giro. Sono quelli che sparano in giro queste cose. Sono molto utili, credo. Vedi, prendono la terra e poi sparano sta merda in giro. Ah, però non stanno lì. Cioè, ora prendi subito. Porca loca. Dai, alzati! Vabbè, io volevo un po' di strava. Questa cazzo di tosse. E prendi un qualcosa corruttorio. Sì. Come cazzo mi hai preso? Cioè, come mi hai preso da lì? Dai, incredibile. Dai, ma te ne vuoi andare uno? Ma che cazzo è? Fatto fuori tutte le cure che avevo, cazzo. Scemo di merda di quella roba lì. Che sono? Porca miseria. Ma sono tutti un male della Madonna, dai! Allora! Ma
munizioni, cazzo. Ma come cazzo mi ha preso? Stai fermo. Oh. Cioè, ma sei serio? Cioè, sto rincoglionito, ma mi ha preso prima di morire. Cioè, avevo tutta la mia bella cura. Incredibile, 12 sacche di cura mi hanno fatto fuori. Mai andare a caccia senza. No, ce ne sono altri. Minchia, sono posti pieni qua. Guarda, Ferrariete non è tanto... Ferrariete non è tanto bastardo, si riesce a ammazzare, però... è tosto, eh? Zaino pieno. Posso metterlo nella mia scorta? Vabbè, è un anno che metti dentro qua. La tua scorta, Loi. E quello che cazzo è? Un divoratuono. Ah, cazzarolo. Ma sei serio che io devo andare davvero di qui? E devo andare davvero di qui. Quello se mi prende mi apre in due. Fortuna che ce n'è pochi di volatuono, di bestie così grandi. Questa pioggia copre tutti i rumori. Starò doppiamente attenta. Ah, il peperoncino serve però, eh? Se ne ha un bordello di queste. Ma insomma, 28. Bella... bella quazzone. Allora, qui avevo visto che c'era il falò. No, sei serio? Cioè, mi sta vedendo? Da là? Devo fare uno scapping totale, perché qua... se mi vede... sono fottuto, raga. Eccolo qua, falò. È fondamentale. Certo, non ho ancora riempito. Allora, missione principale.
ci sto. Anch'io. Facciamo un giro lungo, raga, prima che mi becca. Madonna, che scenari, che roba. Guarda che roba, mo. Guarda, incredibile. Dai, un sasso, anche no. Tre di tre, no, tre devo prenderle. Anche perché... Che cos'è che stanno facendo quelli lì? Non combinerò molto con i colpi idrici. Ti stanno menando tra di loro? Ciao Vale Monica, mitica! Ciao, 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 ciao! Come stai? Visto che figata sto gioco? Horizon Zero Dawn 2 Forbidden West. Allora, qui deve esserci in giro qualche cattivone. Andiamo un po' a vedere. Secondo che è arrivato un message. Terreno più scosceso, aria più fredda. Mi sto avvicinando a Cimaroccia. Fantastico, è vero, è vero, hai ragione. Ok. Vediamo che entri anche l'amica... Magari Gianni Boy e l'amica Bragali stasera, che aveva detto che veniva. Vediamo se ce la fa. Bellissime le ambientazioni, eh? Incredibili anche, direi. Dai, sai che ce la fai? Sai che ce la fai, cavallucci? Porca... Oh, bianca barba. Ciao Mo Camilla, mitica. Per qualcuno è un ingrediente prelibato, ci scommetto. Ciao, 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 mitica. Ah, che bella serata, che bella serata. Dai, andiamo avanti un po' qui. Ok, 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 ok. Allora, allora. Una capretta. No, lasciamola stare, tanto c'ho già parecchia roba delle caprette. Ma questi non so che cosa ci devo fare, però è una... Ciao ragazzi, benvenuti mitici! È un... Ah, ma che abbiamo trovato un bel falò. Oh... Ciao, ciao, ciao Zane, mitico, grandissimo, grandissimo, che bella live stasera, raga. Ciao, ciao Zane Boy, mitico. Vanno aggiunte delle robe.
Come stai? Tutto bene? Ok. Allora, fiore, un bel banco di lavoro. Si può potenziare. Allora, vediamo un attimo se magari potenziare l'abito. Questo è potenziabile, però, eh. Ah, ma questo è quello. Ciao Bragali, mitica! Ah, che bello! Ciao, 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 ciao! Come stai? Come stai? Tutto bene? Ok. Fino alla fine. Sì, 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 bravissima, bravissima. Sì. Grande, grande. Dai, dai, dai. Bella, bella, bella lives. Lives. Lives, lives, lives. Allora, facciamo l'arco di precisione. Non si fa. Questo non si può. Questo si può portare. Sì, ma non so neanche se lo sto usando, però. Intanto potenziamo che... Oh mio Dio, si può potenziare un'altra volta? No. Credevo, infatti. Credevo. Ok. Ciao, ciao ragazzi mitici. Oh cazzo, guarda questo cosa mi vende. Scaglia dardi, guanto. Ecco, scaglia dardi. Io sto comprando un botto di roba, raga. Vediamo se magari la scaglia dardi posso potenziarla, esattamente, vedi, vedi che sempre comunque, quanti soldi ho? Perché poi alla fine quei soldi che cosa ci faccio, scusa? Vabbè, comunque non ce la faccio. Allora, diventare di supposizioni che figano danni al plasma, ah, figo, figo, figato. Questo sta qua poverino al freddo a aspettare uno che va lì a comprargli qualcosa. Puoletti. È bello vederti. Benvenuta ai terreni di caccia. Aspetta, tu eri accanto puro. Perché sei tornata in territorio Tenakt? Sono Ivinna. Sono la custode dei terreni. Controllo che siano adatti per l'addestramento contro le macchine. Sia per i nostri soldati che per i nostri vicini Utaru. Come fanno i Karja, quindi? Ah, sì. Sappiamo che quei vigliacchi si vantano di aver ideato i terreni di caccia, ma i nostri soldati si addestrano in questi posti da ben prima delle guerre dei clan. Ti assicuro che le nostre sfide sono insormontabili per qualsiasi Karja, ma una cacciatrice abile come te potrebbe trovarle stimolanti, appaganti direi. Superale e guadagnerai delle mostrine. In cambio, avrai diritto alle medaglie, spoglie della nostra vittoria contro i Karja nei giorni russi. Puoi portare le medaglie all'arena nel bosco, la capitale. Rivolgiti ai guardiani se vuoi le armi e le attrezzature migliori della nostra tribù. Lo terrò a mente. È meglio che vada. Mi aspettano altri terreni. Sappi che per te saranno sempre aperti. Va con i grande. Vabbè, parliamo anche col guardiano, già che qua. Del clan del cielo, campionessa. Solo Aloy. D'accordo. I nostri cacciatori si addestrano in questi terreni da generazioni. Sono sicura che li troverai alla tua altezza. Terreni di caccia, il clan del cielo difende, non sopporta montare le 10 grazie alle sfide che mio Dio. C'è i terreni. Beh, non c'ho voglia stasera di farlo. Comunque, ciao. Ciao. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao Vale, mitica. Grandissimi, grandissimi ragazzi. Stasera mega live vozza. Grandi. Ciao, ciao, ciao. Come stai? Tutto bene? Tutto bene? Guarda qui che gioco che vi porto, ragazzi. Incredibile, incredibile. Un giocone, eh. Horizon 2 Zero Dawn. Oh, 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 oh. Devo andarvi qua. Capretta, la capretta.
Scusami, ma c'avevo fame. Ok. Ah, ma è di qui, eh. No. Davvero devo farmi questa qua? Che cazzo. Allora, monti? Ma no, non penso. Fino sulle ciglia. No, era questa. Eccola qua. Andiamo avanti. Lei, Aloy, grandissima, un'eroina. Ha salvato il mondo. Zero down. E adesso la minaccia continua. Porcello, 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 porcello. Mangio. Era un peccato. Allora. Ciao ragazzi, benvenuti, mitici. Andiamo avanti con la storia. Zero down. Spettacolare. Dopo rispondo al messaggio. Scrivetemi sempre ragazzi, così so che entrate, riusciamo a chiacchierare e vi saluto. Ragazzi, ragazze. Oh, oh, qui c'è qualcuno che sta facendo a botte. Oh, 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 oh. L'acqua. Che cattivone. Dov'è il cattivone? Ah. Chi è il cacchio? Orca! No, non me l'aspettavo che scoppiava tutto. Ah, c'è un botto di roba questo ribelle, eh? Ah, 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 ah. Ah niente, si sono menati tra di loro perché sono quelli cattivi. Quelli che comanda la tipa. Ehi, mitico Zane. Hai visto quanta gente stasera? Grazie mille ragazzi, eh. Cinque. Super top stasera. Allora, vediamo qui. Eccolo qua, eccolo qua. Fallo. Allora, questi sono sassi e non me ne frega assolutamente niente. Oi, oi, oi. Questo che cos'è? I merde sono quelli che sparano su, che sono... Oh, mi hanno visto, ma andate a farvi cazzi vostri. Sono qui tranquillo nel mio angolino io e dovete venire a rompermi. Facciamo le frecce che adesso tra un po' tanto arriveranno. Ma forse no. Ah, ma è proprio quello. Vabbè, seguiamo questo scemato. Allora, io devo segargli le parti della macchina più vulnerabili. Vedete che si fa. Ok. E una è andata. E una è andata. Qui in teoria dovrebbe esserci qualcuno. Ma io non vedo nessuno. Raggiungi Cotalo e...
Dai che c'è un bel pezzo di storia adesso, credo, eh. Eccomi a Cimarroccia. Cotallo mi sta aspettando. Ma forse Cotallo. Prima darò un'occhiata in giro. Cotallo si chiama. Questo cos'è? Un sasso? No. La battaglia finale contro Regalla si avvicina. Vabbè. Ciao ragazzi, mitici, ragazzi e ragazze, benvenuti. Grazie, 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 grazie. Allora, guardiamoci un po' in giro. Ora provaci tenendo gli occhi aperti. No, questo è un gioco. Devo imparare. Potrai tornare ad Aspracatena. Gli Oseram mi insegneranno come si gioca. Aspracatena, così possiamo giocare, perché sicuramente sarà qualcosa di fico, eh. Ecco Cotallo. Eccolo qua. Cosa sta guardando? Vieni, scambia. Allora, vediamo che cosa c'è. Contiene scrivere la mia prima Monti Crespi. È troppo lungo, dai. Questi sono collezionabili che servono, ma... Ok, salviamo e sentiamo cosa ha da dirci Cotallo. È ora di fermare questi ribelli una volta per tutte. Quello che hai fatto per la mia gente è noto in tutte le terre dei clan. Vorrei aiutarti come posso, riferendoti ciò che vedo e sento. Da queste parti non succede nulla senza che io lo sappia. Infatti, ci sarebbe una cosa. Ci segnalano ribelli nell'aria. Li hanno visti nella foresta a sud. Alcuni si sono accampati a sud-ovest, vicino alla costa. Altri hanno allestito delle difese a ovest, oltre il bastione. E non abbiamo abbastanza squadre per occuparci di tutti. Devi stare attenta là fuori. Va bene, grazie. Quando avrò tempo potrò aiutare i Tenacta a liberarsi dei ribelli. Ok. Ah, è lui? Wow, raga, mi muto. Questa valle è piena di ribelli di Regalla. Stando ai ricognitori, sono giorni che passano di qui con le macchine. Le cavalcano, le trasportano o da alcune ne ricavano parti, soprattutto cannoni. Non sarà un percorso facile. Diamoci una mossa. Devo guidarti fino al bastione per parlare con Tecotte, per quanto possa servire. Non così in fretta. Devi dirmi qualcosa di più. Che posto è questo? Cimarroccia è nato come avamposto durante la guerra tra clan. Per sorvegliare il fondovalle e intanto proteggere l'ingresso. Per ora significa sorvegliare le truppe di Regalla. Se solo avessimo più soldati per fare di più. Per quanto possa servire, che cosa intendi? Il bastione è rimasto inviolato dalla nascita del clan. Lì dentro, Tecotte si ritiene invulnerabile. Se non vuole obbedire agli ordini di Ekarro, una straniera e un maresciallo mutilato non cambieranno le cose. Il tuo capo non la pensa come te. Ed è l'unico motivo per cui sono ancora qui, a parlarne. Perché sei sicuro che Tecotte non ci ascolterà? Un serpente nella sua tana sente solo il suo sibilo. E dai, non sai dirmi altro. E Carro dice che eri con loro prima di diventare maresciallo. Devi dirmi tutto quello che sai. Tecotte è scaltro e vendicativo. Se aveva fegato, puntava al trono di Carro, ma invece ne brama il potere da dietro il suo bastione, prendendo tempo, mentre i suoi nemici si indeboliscono. Ti può bastare? Per ora. Perché le truppe di Regalla spostano macchine attraverso la valle? Lo stanno facendo in tutte le terre dei clan.
I ribelli catturano le macchine, ma la loro capacità di controllarle è limitata. Quindi le radunano e nei loro accampamenti fanno qualcosa che rende il controllo permanente. Un override in due fasi. Io non capisco. E c'è di più. Pare che abbiano messo gli occhi su macchine più grandi. Non so quali. Speriamo che non facciano l'override su di loro. Perché il bastione è impenetrabile? È fatto di enormi massi. L'assalto frontale è inutile. Non è stato mai espugnato. Solo io posso farti entrare. Se non hai altre domande. Beh, stai calmo, che io ho un'altra domanda ce l'ho. All'ambasciata. È così. Mi spiace per gli altri marescialli. Le loro morti non resteranno impunite. Stai ancora guarendo. Non guarirò mai. Ma questo non mi impedirà di spaccare qualche testa. Meno male che sei dalla mia parte. Beh, oddio. Allora, qual è il piano? Il bastione è a sud-ovest. Sicuramente incontreremo altre truppe di Regalla lungo la strada. Le potremmo affrontare o cercare di passare inosservati. Comunque, non sarà facile. Non lo è mai. Diamoci da fare. La neve sta coprendo tutto. Vieni. È ora di fermare questi ribelli una volta per tutte. Andiamo a fermare sti ribellen. Andiamo. Non perdiamo tempo. Dai, corri. Corri, Forest. Muova, scazzo. Come comincerai te coppe a mandare i suoi sfidanti? Non lo farò. Andiamo. I Tenat rispettano una lama e la forza di chiunque la brandisca. A cos'altro serve una persona? Beh, per fortuna siamo entrambi forti. Speriamo di non doverlo dimostrare. L'intera valle appartiene al clan del cielo. Sì, il clan l'ha difesa per generazioni. Da chi? Dagli altri clan Tenat e dai Karja. Dai Karja. Per una lezione di storia, parla con i cappellani. Quando hai lasciato il bosco, stanno sapendo che avrei aiutato il carro. Stai calmo. Io ti sì. Questi sono ribelli? Combatti con onore. Nessun colpo rimasto. Oh, cazzarola. Ma stai calma che ti do quattro sberle. Allora, vediamo di provare questo, il dardo. Figo. Che figata è il dardo. Tu. Tipo un mitragliatore mega strafichissimo. Grande dardo. Mi è piaciuto un botto il dardo. Allora, diciamo che Forbidden West io l'ho platinato. Ci ho fatto un sacco di ore. Zero Dawn. Ma è passato troppo tempo e non me lo ricordo più. Ok, falò, così almeno abbiamo i punti di ripristino e se muoio respawno qui vicino.
Guardi che c'è un rovo, incredibile. Colonna del sud danneggiati, un bordello. Vabbè, queste servono per il platino, credo. Vabbè, la sta. Ma andiamo, amico. Raccoglievano parti di macchine, forse per altri overland. E Tecotte non fa niente? No! Salute, no. Sono cresciuto dietro il... Sono caduta in acqua. Ah, è facile avere un falso senso di sicurezza. Altri ribelli nel pianoro. Vai avanti tu. Siamo allerta. Allora ragazzi, gli facciamo esplodere il cervello questi qua. Oh cazzarola, oh questo fa male. Ciao ragazzi, oiaiaiaiaia, sta roba. Oh, asciami. Cazzo. Oh, va bello! Vedi che stronzo, va che roba! Non morire! Ha preso? Che cazzarola servono con loro? Posso vedere che frecce qua se... Ma dai! Ma sei serio? Oh, a bello! Cazzo! Cos'è che di pezzo? Oh, a minchionem! Che cazzo, allora muori! Bangli! Trash! Che questi erano tosti, raga, Sto di minchia che questo qua. Cioè, ma sei serio? Che ci avrai un centesimo di vita? No, oh, cioè... Ma come nessuno riuscirà a fermarsi se vi sto smazzolando di brutto? Lo zaino è pieno, ma ho spazio nella scorta. Mamma mia, ragazzi. Che legnate che hanno dato questi qua. Dai, ma dammi le cure, che cazzo ne faccio di bastoncini? Ne ho 1800 di bastoncini. Vieni. Sì, ma stai calmo. Un po' di cure. No, i bastoncini non servono neanche a prenderli. Ragazzi, scusate se vi faccio perdere un po' di tempo, ma qua sì, lo so che devo tornare da lui. C'è un falò e volevo recuperare un po' di vita, no? Vabbè, andiamo qua. Oh, raga, aspetta che c'è un po' di roba.
Ok. Di roba io ne recupero sempre un botto, ma che cazzo, serve sempre, non ho capito com'è. Ma è possibile che ho recuperato tutto, da tutti i capi, da tutto quello che è stata la guerra qui? Sì? Serio? Qui sassolini non credo che me ne frega più di tanto. Va bene, dai, comunque 12 li ho recuperati, quindi possiamo stare tranquilli. Andiamo avanti, seguiamo Potalvuli, come ragazzi si chiama. Oh là là, andiamo già rinanno in alto. Andiamo. A Cimaroccia hai detto che i ribelli si muovono qui intorno da giorni. Bastione. Quando Tecot capirà di non avere scampo, l'intera valle sarà già invasa. Se non ci andasse di mezzo il resto del clan, festeggerei quel giorno. Per vederlo umiliato. Oh, beh. Un sacco di falò. Fargli cambiare idea. Bellissimo sta cosa. È come smuovere una montagna. Eccolo là, il bastione. Dimmi quando sei pronta e ci annuncerò. Volevo vedere un po' in giro. È meglio non tardare. Allora. Tu! Un maresciallo chiede udienza con il comandante! Non sapevo ce ne fossero ancora! Proteggiamo la via per la montagna? Dove ci troveranno le ali dei dieci! Bene, maresciallo! Vi mando l'ascensore! Ragazzi, io vi faccio godere i filmati, sto muto. Una volta da Tecot, lascia fare a me. Sì, vediamo come va. Madonna, che paesaggi, che posti incredibili, ragazzi. Rieccomi. Guardate. Che grafica. Questa era casa tua. Tanto tempo fa. Quante cose si muovono. Che definizione. Andiamo. Bellissimo, raga. Che ne pensi, Virà? Ah, ciao ragazzi. Ciao ragazze mitiche. Mitici. Mamma, che posto. Che meraviglia. Che meraviglia. Guardate che... Buonanotte, buonanotte, Moca, stammi bene, grazie di essere venuta, ci vediamo domani sera se ci sei, e ti faccio vedere questo gioco fighissimo che è Horizon Forbidden West, insieme il continuo di Horizon Zero Dawn. Notte, 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 notte. Vai che tu, Zanne, o stai ancora un po'? Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sangue dei dieci. Quella ferita. Aspetta, tu eri lì. Ero con il resto della squadra. Questo vende vestiti. Beh, più che... Sì, no, effettivamente vende vestiti. Allora, facciamo un attimo un confronto. 10, 12, 27... Oddio, oddio, non è tutto sto bucio di culo, eh. Ciao ragazzi. Celebrare l'evento.
Ciao ragazze. Beh, l'hanno presa. Mitici, benvenuti. Una straniera e un maresciallo menomato. Che spettacolo. Mi ricorda la mia infanzia. Non so cosa sia stato peggio, tra l'essere emarginata o venire fissata con stupore. Preferirei essere... Si gela con questa neve. Siamo qui per Tecotte. Facci entrare. Oh cazzo, questa magna un po' letto. Torna il possente figlio del cielo. Lodi ai dieci. Il tuo capo ha chiesto l'invio immediato dei partecipanti al Kurrut. Volevamo accertarci che i tuoi non si fossero persi. Capisco. Regalla deve aver colpito duro se il capo deve inviare messaggeri simili. Lei ha sconfitto il campione di Regalla, Grudda, all'ambasciata. Una lotta onorevole. Ho impedito ai miei soldati di andare all'ambasciata. Così come ho deciso di non inviare sfidanti. Se combatteranno sarà qui, per proteggere le mura e il clan. Quel muro non vi difenderà. Non dalle macchine che controlla Regalla. Sono già alle vostre porte. Cosa ne sai tu delle battaglie che il bastione ha superato? Del sangue che bagna la pietra. So che non è nato per fare da scudo a un codardo. Eri un grande guerriero un tempo. Ora non più. Dia e carro, con il dovuto rispetto, che i nostri sfidanti rimarranno qui e resteremo tutti al sicuro dietro il bastione. Oh caspita, io devo convincerlo. Lo sapevo. Le parole sono inutili con lui. Dovremo ucciderlo. Sarà dura con queste guardie. Stai ascoltando? Resteremo al sicuro dietro al bastione, ha detto. Aspettami qui. Voglio guardare il muro più da vicino. Cosa? Perché? Beh, incominciamo a dire che tu ti devi fare i cazzi tua, perché se la Loi vuole vedere il muro, deve farlo. Ok? Stai calmo. Ovviamente scherzo, raga. Però... recupero più tardi dalla scorta. Scusa, lui vuole vedere il muro. Ah, oh, qui le tinture. Ah, le tinture. Serve per colorarlo. Bella questa. Io la voglio così. Così la voglio. No, manca un fiore. Ah, fiore cremisi. Vabbè, facciamo così, dai. Ci sta. Tanto vale entrare nella parte. Te grado un HT. Potrebbe essere meno solido di quanto creda Tecotte. Almeno i ribelli hanno abbastanza onore per evitare i terreni di caccia. Bellissimo, è bellissimo. Magari devo scendere pian pianino, c'è la roba da prendere, però diciamo che ho fatto così che ho fatto prima. Con questo prendo da magna. Zuppa. Una. Tutto? Tutto?
Wow. Delizioso e salutare. Sì, hai ragione. Hai fatto bene la tua zuppa. Una buona zuppetta. Onore e forza. Onore e forza. Allora, dov'è che vuoi che vado? Di qui? Tu, straniera. Già ti arrendi, straniera? No, ma stai calmo, mi fai girare i coglioni. Buongiorno. Amore forte. Devo allontanarmi un po' dal muro per esaminarlo nel modo giusto. Allora, lei praticamente vuol proprio andare a vedere il muro, eh? Non si fida di nessuno. Esaminiamo questo muro. Esaminiamo sto cazzo di muro. Ok. Come pensavo, c'è qualcosa di metallico. Le rocce interferiscono troppo. Devo avvicinarmi. Ma come? Potrei arrampicarmi sul lato sinistro del muro, vicino alla cascata. Vicino alla cascata. Vediamo. Un po' più là. Eh sì. Allora, c'è la modalità, ragazzi, che non vi dice niente, eh. E poi la modalità, invece, da dove viene? Che vi fa vedere i puntini come ho scelto io, perché io mi perdo sempre. Si arrampica sulla cascata, no? Qua si arrampica però. Dell'acqua scorre nel muro. Verso una cavità, forse. Il pad diventa durissimo, il DualSense, ragazzi. Incredibile. Che bello. Questo è sotto il muro, eh? Esaminiamo di nuovo il carro. No. Un nucleo d'energia. Potrei farlo saltare. Ma come? Beh, qui non posso fare altro. Meglio tornare ad accotarlo. Ah. In serio? Così dice. Che non può far nulla. Dice che non può fare nulla, lei. Andiamo. Ah, per fortuna è sceso. Le guardie ti hanno vista sgambettare sul muro come un ratto. Per i 10, cosa ti salta in mente? Tecotte ha detto che lui non invierà sfidanti finché il bastione li proteggerà. Giusto? Non ricordarmelo. Allora, noi lo abbatteremo. Oh, cazzo. Hai battuto la testa per caso? Sono seria. Ti dico che c'è un oggetto del mondo antico lì dentro. E lo alimenta una batteria. La faccio esplodere se riesco a superare lo strato di roccia e metallo. Ammesso che sia vero, ci vorrebbe un cannone per farlo. Esatto. E hai detto che i ribelli nella valle li stavano staccando dalle macchine. Andiamo. No, non mi lascerò trascinare in questa follia. E Carro ti ha ordinato di aiutarmi. Vuoi opporti come quella merda arrogante lassù? Porca. Mi sembra un paragone ingiusto. Forse i ribelli si sono accampati a nord-est. E quindi li affronteremo tutti quanti da soli? Sì. L'idea è questa, sì. Sei fuori di segno, ma il coraggio non ti manca. No. Prima, con Tecotte,
Ho avuto l'impressione che non scorra buon sangue tra voi. È così. Se sopravvivremo al tuo piano, forse ti racconterò tutto. Ah. Ci conto. Bene, una bella premessa. Non posso prenderlo. Finirà nella scorta. Ok, ragazzi, qui c'è qualcuno, eh. Ci avviciniamo al punto in cui erano i ribelli. Allora. Oh. Beh, i ribelli hanno appena aumentato la potenza di fuoco. Pronti? Muoversi! Oh, cazzarola. Cazzarola. Volevi un cannone, quell'affare ne ha uno. Ma sarà dura batterlo, specie con questo. Lascia a me quello grosso. Tu pensa agli altri. Bene, ti seguo. In giro c'è qualcosa che potrei usare contro quel coso. Controllerò con il focus. Prepararsi! Siamo in partenza! Il Tremor Zanna. Andiamo. Invasore! Hanno coraggio, ma gli manca il cervello. Cazzarola! La madonna! Raga! L'avete vista? In giro c'è qualcosa che potrei usare contro quel coso. Controllerò con il focus. Prepararsi! Siamo in partenza! Il clan del cielo cadrà! Il giorno mi tornerà parecchio utile. Sì, allora c'è quello. Allora, quindi è debole contro il ghiaccio, eh? Puoi congelarla. Cazzarola. Sì. Ma porca! Sarà la tua ultima battaglia.
Cazzarola. Orca loca. Vabbè, questo qua è impossibile. Sta roba qui che è impossibile da schivare. Oh raga, forse qui in giro c'è qualcosa che potrei usare contro quel coso. Controllerò con il focus. Sì, c'è quel robo qui, ma ciao Zane Boy mitico, ciao, stavi bene. Sempre ti prende. Vabbè, dai. Ma cazzarola. Cioè. Forse qui in giro c'è qualcosa che potrei usare contro qualcosa. Cazzo, non me l'ha preso. Mio Dio. Testa di minchia. Dai, no così però. Le tribù devono inchinarsi a Regalla. Porca. Via scapping. No, no.
Vabbè, già che ci siamo. Oh, questo spacca tutto. Non puoi spaccare tutto. Sarò di uno. Vuoi congelarla? Cazzo. Puzzola. Porca. Dai, carica sto robo. Dai. Porca puzzola, via. Sono una merda sto robo. Ok. Ma va, come si incazza, oh! Ma vai a fare in culo! Dai! Forse qui in giro c'è qualcosa che potrei usare contro quel coso. Cazzo! Prepararsi! Siamo in partenza! Il clan del cielo cadrà! Qualcun altro ha notato niente di insolito. Combatti con onore. Dai, ma vattene a fanculo, testa di minchia. Dai, eroi, cazzo, anche te. Ciao ragazzi, sto facendo sto bestione.
qua. Oi, cominciamo. Porca loca, oh. Quando carica sti cazzi, vai, scemunita! Notte! Notte Vale Monica, grazie, 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 a presto, a presto. Questo boss mi sta facendo dispero. Buonanotte, 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 grazie di tutto. E adesso ne faccio altre. Ragazzi, guardate che robo! Sono anche dei rincoglioniti in giro che mi sparano le frecce come se già non è abbastanza questo qui. Allora, le pallone le hanno fatto male. Siamo i veri Tanaka. Porca puttana. Ma sei serio che c'è ancora questi rincoglioniti in giro mentre ciò? Sì, bisogna rispettare quello che dicono le macchine. Il culone che lo tiro. Sei morto! Sei morto! Sì! È morto! Raga! Mamma mia! Facciamo una bella foto con lui! Ma chi è? Oh! Allontanatevi! La morte è una dura maestra.
Testa di minchia. Vittoria. Sistemati. Chi sono i prossimi? Adesso occupiamoci del cannone. Raga. Che fatica. No. C'era anche quello da sparare, non l'avevo visto. Qui c'è anche altre macchine. C'è altre macchine. Chi è quella robola? Drone da ricognizione. Ah, sì. Allora, vabbè, qui non c'è niente. Qui l'avevo preso prima, ma poi sono morto. Scusate, raga, ma devo prendere tutto, eh. Questo, ma che cazzo è questo? Un pezzo di quella macchina lì? Ah, era il pezzo sotto che avevo fatto saltare in aria. Qua gelida. Ma qui c'è altri pezzi, quando esploda probabilmente. Beh, serve tutto per fare, per produrre cose, comunque, quindi diciamo che ho preso tutto. Scoccia trascinarlo fino al bastione. Dammi. Sono mutilato, ma la mia schiena regge. E brava lui. Dopo di te. Ma quindi diciamo che hai combattuto bene. Non pensavo di sopravvivere, ma uccidere i ribelli e quella macchina mi ha fatto piacere anticiparmi. Ma come fare con il cannone? Credi davvero che quest'affare funzionerà? Lo scopriremo presto. Dove dobbiamo andare? Tira. Dove stai andando? Abbiamo una missione. Infatti, ti sto a seguire. Fa strada fino al bastione. Ah, per di là. E dove cazzo è sto bastione? Ah, bello. Sarà di qua. Ma dove cazzo è sto bastione?
niente, diciamo. E posso anche andare non su nell'acqua. Dai, torniamo al bastione. Vabbè, sta merda non si può prendere. Ok. Chia, mi evita anche le frecce. Vediamo. Quello era un bel bestione, eh? Era un bel bestione. Nevica davvero tanto. Ecco qua. Ma non ti serve solo un cannone. Ti serve un miracolo. Beh, arriverà. Allora, andiamo. Fammi usare il cannone, poi ti faccio vedere io. Bene. Devo far saltare alcune rocce per esporre la batteria. Ok. Oh, 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 oh. Non funzionerà. Beh, non è uno spettacolo. Stanno giocando all'assedio. Spero che il bastione non si offenda. Forza, non rendetevi ridicoli. Lasciate in pace la montagna. È la tua ultima occasione, Tecotte. Puoi ancora rispondere alla chiamata. È la tua ultima occasione, non la mia. Vattene da qui, selvaggia, e porta lo storpio con te. Sì. Mezza casa giù gli ha tirato, cazzo. Che cosa hai fatto? Quel muro non ti proteggerà più, Tecotte. Ora dovrai rispondere ai carro. Mai. Mai, noi lo ricostruiremo. Subito! Non siete al sicuro. Il bastione non vi ha protetto da un singolo cannone. Figuriamoci se lo farà dalle macchine. L'unica possibilità di salvezza sta nell'allearsi con il capo contro Regalla. Hai detto che non avresti inviato sfidanti con il tuo clan protetto dietro al bastione. Inviali adesso. A meno che le tue parole non valgano niente. Inviateli. Non ti ho sentito. Inviate gli sfidanti. Mi aspetto di vedere i colori del clan del cielo nell'arena. Ben fatto, maresciallo. Che ne sarà di questo posto? Dovranno fare a meno del muro. Ma meglio che vivere separati dalla tribù. Pedine per gli sciocchi intrighi di Tecotte. Se vuoi sapere come stanno, chiedi a Gerra, cappellana del clan. Se a qualcuno serve aiuto, te lo dirà. Sì, lo farò. Io vado allora. Devo informare Carro. Ci vediamo al Kulrut. Bene. Sì.
Lì ci servirà un altro miracolo. Sì. Forse è il caso che salga a vedere come stanno e che parli con la cappellana Gerra. Mi conviene anche fare scorte prima di rimettermi in viaggio. Pittura facciale. Bella. Ok. Ragazzi, abbiamo fatto abbastanza, direi, stasera. No, sbaglio sempre. Marco Drums Games vi saluta, vi ringrazia. Vi aspetta domani sera su Twitch e su Horizon 2 Forbidden West. Stiamo andando avanti con la storia, è sempre più figo. Stasera abbiamo fatto una macchina incredibile. Incredibile. Come al solito vi ricordo di seguirmi su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord, WeChat, ma l'importante è sempre Facebook, Instagram e Twitter. Invece, per quanto riguarda YouTube e Twitch, attivate la campanellina così sapete quando vado in live. Un bel mi piace, se vi piacciono i miei video, commentate, io poi pian pianino vi rispondo, e assolutamente portate gente sul canale. Io vi ringrazio tantissimo. Da Horizon 2 Forbidden West ringrazio Guerrilla Games e Sony per aver fatto questo capolavoro. Per me è un capolavoro, gioco bellissimo e anche bello tosto, anormale è già bello tosto, quindi posso solo immaginare difficile quanto sarà tosto. E niente, vi lascio la presentazione di quello che c'era prima di Horizon Forbidden West, quindi Horizon Zero Dawn, un riassunto, e ci vediamo domani sera. Quindi io vi saluto adesso, vediamo il riassunto e chiudo la live e ci vediamo domani. Ciao amici miei, ciao amiche mie, ciao mitici, ciao mitiche, ciao mitichi. Ci vediamo domani sera. Ciao a tutti ragazzi, grazie, grazie, grazie. Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava. Come è nato il nostro mondo? I predecessori morirono 1000 anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido. Accudito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto della sua nascita. Lei è un clone di Elizabeth Sobeck, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. Opera di Ade, un'IA malevola, resa senziente da un segnale misterioso. Di origine sconosciuta. E con un mio piccolo aiuto, lei ha prevalso nella battaglia finale a Meridiana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà distruzione e opportunità.